Oggi disegniamo con la penna. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Nuova rubrica, no, nuovo argomento su Arte per te, il disegno a penna, che voglio affrontare con voi in diversificata maniera, però sempre con un soggetto. C'è stato il periodo delle farfalle? Bene, adesso è tempo di fiori. E andremo via via incalzando con questa tecnica, andando da una tecnica base a una tecnica via via sempre più complessa. Impariamo un po' insieme questo lungo percorso dei disegni a penna. Cominciamo subito con il disegno a penna basico, un fiore in stile doodle. Come dice il termine stesso, lo stile scarabocchio che ci permette di disegnare con estrema facilità seguendo più le corde dell'anima che non un progetto ben identificato. Perché sono quei disegni ritmici che accordano un po' l'ego con la progettualità e che pacificano leggermente l'animo, scaricando sul ritmico passaggio della penna ogni tensione che andiamo ad accumulare durante la giornata. Vedrete, è una tecnica di disegno bellissima che noi oggi affronteremo in maniera basica, ma che si può via via intensificare fino a creare delle forme veramente complesse e arzigogolate. Comunque, prima di cominciare, ho da chiedervi un grande favore. Anzi, in realtà i favori sono due. Il primo è quello di condividere immediatamente questo video sulla vostra pagina Facebook. È un piacere che vi chiedo dal profondo del cuore ed è per me un qualcosa di molto serio che a voi prende soltanto un attimo. Sto più qui io a perorare la causa che non voi a cliccare un condividi, perché questo serve ad Arte per te per rimanere in evidenza tra i video più visti, tra i video più condivisi, tra i video quindi che per YouTube sono più validi e che YouTube veicola con maggiore facilità. Se invece ignorerete questo mio appello, questo video cadrà nel dimenticatoio mediatico e lo vedrete soltanto voi. Se voi pensate che Arte per te sia un canale meritevole di visualizzazioni e di diffusione e se pensate che contenuti seri debbano avere anche contenuti seri ma anche divertenti come quello di Arte per te debbano avere anche una visibilità che non dei futili contenuti, aiutatemi a condividere questo piccolo angolo di arte che è un po' il nostro rifugio creativo. Quindi grazie se lo farete. Il secondo favore che vi chiedo è quello di cercarmi su Instagram e iscrivervi anche lì, perché ho bisogno di voi, ho sinceramente bisogno di voi ragazzi. Vi dico sinceramente il perché, perché devo arrivare ai 10.000 iscritti per avere la possibilità di condividere il link dei video sotto la foto in cui ne parlo, se no devo metterlo sempre in descrizione bio ed è lontanissimo, non è più una cosa meccanica guardare la foto e cliccare il link, ma diventa una cosa macchinosa e farruginosa. Quindi mi serve per implementare le possibilità e anche il modo di fruire Arte per te. È un favore che vi chiedo, sì, se avete Instagram cercate il pennello su fondo rosso e la scritta Arte per te, troverete il mio mondo artistico e non solo in foto. Grazie, se verrete sarete i benvenuti come su tutti i miei social. Vi ricordo che c'è anche Facebook, Twitter e chi più ne ha più ne metta, e anche gli altri due miei canali, Ombretta e Due Corona K. Trovate tutto qua giù nell'info box. Grazie, adesso basta parlare, grazie se mi aiuterete, spostiamoci di là e andiamo a vedere il doodle fiore come si fa. Allora, per ogni video che tratterà dei disegni con penna, io vi farò vedere del materiale differente con cui poter operare, in modo che voi possiate avere un'ampia gamma di scelta e che possiate scegliere quello più reperibile o accattivante o che vi piace di più come resa, a seconda delle vostre esigenze. Oggi sul mio piano da lavoro troviamo gli Stabilo Point Max, che sono queste bellissime penne con punta 0,8 a feltrino largo. Vi faccio vedere, sembrano dei pennarelli ma poi il tratto è abbastanza sottile, 1,08 appunto. E come vedete ci sono le confezioni da 12 colori, questo vi permetterà di poter disegnare anche a colori. E poi le Stabilo Sensor, che sono quelle con punta fine 0,3, in pratica la punta assistita dal metallo e poi il feltrino molto piccolo.
Qui anche queste hanno una bella gamma colori, tra l'altro compatibili con le Point Max, quindi potete usarle anche in coppia. Ci servirà, queste me le ha inviate l'azienda, ma non ve le sto facendo vedere per quello, con lo scopo di comprare quello, ma perché sono delle ottime penne, quindi le ho scelte per il video. Voi usate quelle che avete. Poi sappiate che queste sono ottime. Poi una matita, una gomma, e come blocco userò un Fabriano tecnico, perché ha una carta molto liscia ma nello stesso tempo molto recettiva dell'inchiostro, e a me serve la recettività dell'inchiostro oggi. E poi ha una carta abbastanza grammata, quindi se volessi acquarellarlo, mettere delle sfumature di colore, potrei anche farlo. Ho diviso il foglio perché non lo userò tutto, non mi serve. Ok, creiamo un centro, facciamo la spartizione delle porzioni per creare il petalo e cominciamo a creare il nostro fiore. Più o meno la grandezza del petalo è questa. Adesso creerò dei piccoli petolini intermezzando da una parte all'altra, che inserirò tra un petalo e l'altro. Adesso collegherò questi altri petali con dei petali più grandi. Ok, il nostro fiore è fatto. E adesso creiamo un accompagno parallelo. Ok, modifico qualche forma e con la penna Point Max vado a ripassare tutti i bordi. Adesso faccio asciugare bene il pennarello, lo faccio stabilizzare sul foglio, dopodiché cancello tutta la mina della matita con la gomma. E adesso cominciamoci a divertire con la Stabilo Sensor, che ha il feltrino 03. Allora, cosa dobbiamo fare? Innanzitutto il centro farò delle girandoline, quindi dei cerchietti con dentro un altro cerchietto. E li unirò tutti. Adesso, partendo dai tagli dei petali, farò una linea che scende fino al centro, quindi andrò a fare dapprima un po' di linee attaccate a questa, vi faccio vedere. E poi mi stacco e faccio delle linee che percorrono il petalo in tutta la lunghezza. Stessa cosa dall'altra parte. Questo porterà alla creazione di alcune parti più scure che creeranno appunto delle pieghe. E vado avanti così su tutto il mio disegno. E continuiamo così a riempire tutto il fiore. Ed ecco qua il primo fiore, bello e movimentato, con queste parti più scure che sembrano insinuarsi. Adesso facciamo anche quello piccolino, e quindi anche qui cominciamo con una linea centrale da cui facciamo diramare tante linee, voilà,
e continuiamo così con tutti i petali. I petali all'interno invece non li riempirò tutti, ma farò solamente qualche lineetta qua e là e qualche puntino. Sul gambo darò soltanto una linea discontinua. Adesso con la penna a punta grossa, la Point Max, devo rendere maggiormente evidente il perimetro del petalo, in modo che non si confonda con le righe che invece creano l'interno del petalo stesso. Quindi devo rendere evidente il mio petalo. Il nostro fiorellino doodle è pronto. Adesso, se volete, potete divertirvi a colorare il fondo oppure lo potete lasciare anche così. Io lo lascerò così e metterò la firma con la penna più sottile in un posto dove non disturbi la composizione. Ho qua sotto, ma secondo me disturberebbe, io lo metterò qui. Voilà, in modo che sia firmato in maniera anche particolare. Se vogliamo possiamo contornare e scrivere il nostro disegno all'interno di una circonferenza e vedrete che acquisirà subito un allure molto più particolare, molto più bello. Vi faccio vedere appunto un compasso e ora con mano ferma ripassiamo il cerchio a penna. Questa ovviamente è una parte del tutto facoltativa. Passo prima con la penna più piccola e poi con la penna punta 8. A questo punto ritaglio il cartoncino alla stessa distanza del laterale e il lavoro è finito. Quindi spero vi sia piaciuto, spero vi siate divertiti. Adesso vi lascio alle foto e noi ci vediamo dopo. Ciao! Che carino, che facile, e vedrete che impratichendovi farete pieghe sempre più movimentate e sempre più mosse e creerete delle creazioni veramente fantastiche. È una tecnica molto rilassante, non la prendete sotto gamba perché non è facile, ma da prima vi verranno cose un pochettino più elementari ma sempre pregevoli, e poi man mano vedrete che diventerete dei veri e propri esperti e conoscerete insieme a questa tecnica le pieghe più recondite della vostra anima, perché mentre si fa questo lavoretto qua si pensa a qualsiasi cosa. Quindi sbizzarrite la vostra creatività interiore e se questo video vi è piaciuto mi raccomando pollice in su e ci conto una condivisione. Grazie, io vi sono davvero grata se mi aiuterete, sono veramente profondamente grata a tutti voi, anche se non condividerete anche solo per aver guardato questo video. Quindi vi do appuntamento al prossimo video creativo. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!